Entro la fine del 2017 si voterà nella Repubblica Democratica del Congo, dopodiché il presidente Joseph Kabila si dimetterà e non forzerà la Costituzione per un terzo mandato. Inoltre dovrà nominare un primo ministro tra le fila dell'opposizione affinché guidi la transizione fino al prossimo voto. Kabila infatti è in carica dal 2001 ed è scaduto il 19 dicembre scorso, ma fino ad allora ha solo cercato di forzare la Costituzione per prolungare il suo potere in un paese vasto 8 volte l'Italia, ricchissimo di risorse ma impoverito dall'estero e da capi politici interni. L'accordo finale è stato trovato ieri dopo una lunga e risolutiva mediazione della Chiesa Cattolica, la quale è riuscita a far sedere attorno allo stesso tavolo tutti i partiti per trovare un accordo che fosse inclusivo di ogni parte e soprattutto che garantisse la pacificazione nel paese. In questa opera di mediazione sono stati determinanti anche gli interventi diretti di Papa Francesco, il quale di recente ha incontrato in Vaticano il presidente Kabila e i vescovi congolesi e più volte ha invitato a pregare per un dialogo sereno nella Repubblica Democratica del Congo. Di fatto Kabila è stato messo davanti ad un bivio: intraprendere insieme la via pacifica per superare la crisi politica oppure alimentare da solo gli strascichi delle violenze di metà dicembre che hanno provocato la morte di 40 persone durante le manifestazioni contro lo stesso presidente che paventava di consolidare il suo potere. A quanto pare sta prevalendo la ragionevolezza dinanzi alla realtà di un paese di difficile gestione per la sua vastità e soprattutto molto eterogeneo, dalla capitale Kinshasa fino alle turbolente regioni orientali del Kivu. Un paese che già negli anni 90 aveva scatenato una guerra continentale africana con gli eserciti di 7 paesi in campo e con milioni di morti ancora da piangere.